Piazza Garibaldi, giovedì mattina al mercato con Andrea Cantarella, sì, che è qua da 25 anni. Primo marzo sono 25 anni. Di banchetto con intimo, biancheria, eccetera. Senti Andrea, dica, c'è sempre, c'è sempre questa diatriba, spostiamo il mercato, non spostiamo il mercato, tu come la pensi eventualmente di un mercato in Piazza Garibaldi, in Piazza della Libertà? Allora, per il mercato in Piazza Libertà, mio modesto parere, sarei contento, perché comunque è la piazza centrale della città, il cuore della città, ci sono uffici, ci sono banche, il comune e quant'altro, poste, si ritorna un po' a quello che era una volta, perché nel, fino all'88 il mercato era là. E secondo me può essere anche uno stimolo alla la popolazione, alla clientela, a venirci a trovare, a vedere, a riaffezionarli al mercato, perché la novità è magari, dice, andiamo a vedere com'è questo mercato nuovo. E per me, io lo ritengo una, fosse possibile, una bella cosa, una cosa positiva, ma non solo per il commercio ambulante di cui faccio parte, ma penso anche per tutto quello che ruota attorno nella piazza, come può essere i bar in primis, ma anche tutti gli altri negozi, perché portando più popolazione, più clientela da quelle parti, magari si fanno un giro anche nelle vie storiche del commercio della città, e dunque dargli un po' più di vita e anche un po' più di sicurezza, perché più gente c'è, più sicurezza c'è, perché c'è persone che girano. Io la ritengo una bella cosa, una cosa positiva, sarei molto favorevole. Ultima cosa, c'è anche l'aspetto qualitativo da analizzare. Sì, forse non è più il mercato di una volta. Quello purtroppo, spiace dirlo, ma è così. E un po' anche la situazione economica generale, perché comunque sappiamo, le aziende in crisi, i soldi sono meno, a fine mese si fa tutto. Abbiamo perso un po' di qualità come banchi, e un po' per mille fattori che siamo qua due giorni a raccontarcela. Se magari si punta un po' più sulla qualità, come a volte si fanno nelle fiere alla domenica, così che si fanno vedere operatori con banchi un po' più belli e tutto, secondo me si può dare un incentivo a riportare la gente, i clienti, la popolazione al mercato. E ripeto, e ne, secondo me, ma penso che anche qualche commerciante fisso sia d'accordo, gli portiamo gente a tutti, perché poi alla fine siamo tutti commercianti, siamo tutti nella stessa barca, non dobbiamo farci la lotta il commerciante ambulante e il commerciante fisso, anzi dobbiamo collaborare per cercare di fermare il più possibile i grandi colossi, che sono forse il nostro vero tra virgolette nemico, concorrente. Grazie Andrea, buon mercato, buon mercato e buon 25. Venite sempre a trovarci. Andate a trovare Andrea. Grazie.